Laterina, il Consiglio regionale della Toscana ha celebrato oggi qui a Laterina presso il Teatro Comunale il giorno del ricordo, sabato 10 febbraio. Si tratta di una seduta solenne che si sta appunto svolgendo presso il Teatro Cittadino. Il giorno del ricordo è stato istituito con legge del 30 marzo del 2004 e vuole commemorare, conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, l'esodo in sostanza dei cittadini italiani che dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale furono costretti a lasciare il territorio della Istria e di Fiume e della Dalmazia appunto in seguito all'instaurarsi della dittatura di Tito. Oggi quella giornata viene ricordata qui a Laterina, dove dal 1948 alla 63 fu istituito un campo di accoglienza a profughi che appunto provenienti dalle zone della ex Jugoslavia. Andiamo a sentire. Non perdere la memoria e anzi rileggere un po' i fatti che accaddero quando i Giuliano Dalmati furono costretti a un esodo pazzesco. Se voi pensate, 350.000 persone sradicate dalla terra dove i loro antenati, le generazioni una per una si era radicata dai tempi degli antichi romani. Pensate che Pola viene citata come il confine dello Stato italiano, quindi parte integrante del concetto che Dante Alighieri sette secoli fa scrive nella Divina Commedia. Istria, il Quarnaro, quindi Fiume, ma poi tutta la Dalmazia, Ragusa, Zara, Spalato, sono parte integrante per secoli e secoli di una storia d'Italia. Venire e essere costretti all'indomani della Seconda Guerra Mondiale a venire via, pensate il disagio di queste persone. Siamo a Laterina perché Laterina fu il campo profughi più significativo, più di 2.000 persone in cui si concentrarono quelli che vennero in Toscana. Noi dobbiamo anche chiedergli scusa perché non furono trattati all'inizio con l'accoglienza con cui gli italiani dovevano accogliere gli italiani, ma furono visti con diffidenza perché c'era il clima dei due blocchi della guerra fredda. Mio padre arrivava dalla costa orientale dell'Istria, da una cittadina che adesso si chiama Lebin, però era Albona, e fin da piccola ho ascoltato la storia e le storie delle persone. La nostra famiglia è stata divisa, quindi è una storia di lontananza e di forza per mantenere i rapporti familiari e amicali. E quindi dal 2004, questi 20 anni di celebrazione, è assolutamente un ricordo importante di quanto mio padre si è impegnato per mantenere con le sue fotografie, con i suoi scritti, perché lui era corrispondente di un giornale degli esuli, e quindi onorata di essere qui.